A lavorare, andate a lavorare, a lavorare. Oh, a
abbiamo i lavoratori che sono stati messi a 50 chilometri dallo stabilimento. E allora questi lavoratori hanno tutto il diritto di dire basta con le porcherie della Fiat, basta con le porcherie del patronato, perché gli agnelli, e qui siamo davanti all'incontro, sono pieni di soldi, hanno fatto miliardi sulle pelle dei lavoratori, gli agnelli hanno fatto miliardi e miliardi sulla pelle dei lavoratori, e allora i lavoratori avranno a noi il diritto di arrivare a fine mese, hanno il diritto a noi del posto di lavoro. E allora io chiamo qui adesso per concludere la manifestazione i lavoratori di Montigliano e gli altri stabilimenti, perché è importante che nella giornata di oggi non diamo la fotografia che c'è stata prima, e cioè della divisione qui, no, noi diciamo che tutti i lavoratori del gruppo Fiat non sono d'accordo con quello che leggiamo ieri sui giornali. Marchionne è venuto qua ieri alla fiera del libro qua dietro e ha detto che cercheremo di salvare il più possibile operai. Ma cosa vuol dire? Non vogliamo essere presi per i fondelli, noi diciamo che nessun lavoratore deve essere licenziato, se c'è la sovrapproduzione deve essere fatta la riduzione d'orario, va fatta la riduzione d'orario negli stabilimenti, non chiudere termini, non raddoppiare il lavoro qua e là. Ed è veramente assurdo che quando compagni lavoratori, quando noi siamo qua, a Melfi hanno chiesto lo straordinario, in alcune le parti di Mirafiori hanno chiesto gli straordinari. È veramente assurdo quando vogliono chiudere le fabbriche. Allora compagni lavoratori, noi diciamo che d'ora in poi, e l'hanno dimostrato i lavoratori anche in altre parti d'Europa e del mondo, d'ora in poi i lavoratori non sono più disponibili a venire nelle piazze a sentire il sindacalista di turno e basta. Bravo! Bravo! A noi va bene e parla anche di Maldini, se viene qua parla tranquillamente, però non può parlare Rinaldini e qualche altro sindacalista e i lavoratori del reparto Pontino con la bocca tappata. No, non possiamo accettare. Bravo!